So join us for our third episode of In Bottega Videos. We are entering Pitti Mosaici from Piazza Pitti and Palazzo Pitti here in Florence. We apologize for the difficulty we had with the live prior, but here we are again. Ed eccoci qua dentro lo showroom di Pitti Mosaici. Siamo con Isse e con Daniela, che sono qui con noi e ci spiegheranno un po' la storia di questo negozio e di questa attività che ha radici secolari. Isse, a te la parola, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Isse De Filippis, e io e mio fratello siamo figli, siamo la quarta generazione della nostra famiglia, e mio padre è venuto a Firenze per imparare la pietratura fiorentina, mentre mio nonno era un marmista monumentale, architettonico, mentre invece mio bisnonno andò a Parigi a imparare la scultura. Quindi siamo alla quarta generazione di una famiglia marmorea, insomma, di pietra dura. Quindi fiducia nel vostro lavoro, perché insomma ci sono un secolo almeno di storia. Sì, della famiglia sì. So we're here today with Isse. He is one of two brothers. His brother Yoshi works with him, and his father came to Florence to learn the technique of mosaics. His grandfather worked in monuments, restructuring monuments and architecture in general. And his great-grandfather learned techniques for sculpting in Paris. So this is a fourth generation activity that you're seeing here. These are some of the products. And oh wow, thank you for joining us everyone. We are showing you some of the eye candy, some of the products that come forth from this fantastic activity that you see here today, mosaic production and decors and architectural pieces. Isse, prima mi raccontavi che questa, quello che vediamo alle nostre spalle, qui intorno a noi, è produzione vostra. È produzione nostra, sì. Appunto la pietratura fiorentina, che è un'arte rinascimentale nata dai tempi della famiglia Medici, e quindi mio padre è venuto qui per imparare questa tecnica, e noi siamo uno dei pochi laboratori rimasti a Firenze in vita che produciamo nel nostro laboratorio questi manufatti artistici unici. So this technique comes from the Renaissance time. This is antique, going way back to the Medici family. This is one of the few activities that remains with the practicing this kind of sculpture, this kind of activity, to present to you unique pieces that can also be customized, made to order. Mentre alle nostre spalle abbiamo degli oggetti simili, perché sono sempre mosaici, però particolari, perché mi dicevi che voi, oltre alla produzione vostra propria, fate anche restauro di pezzi antichi, sì, recuperati da aste, da privati, rimessi, riportati a nuova luce e rimessi in vendita per gli appassionati di quest'arte. So another point that for this fantastic family run business is that these are, for example, pieces that have been refurbished, redecorated, brought back to life. These are actually antique original mosaic pieces from even centuries ago, and have been refurbished, restored by this family. E tornando alla nostra chiacchierata prima della diretta, mi dicevi che quello che abbiamo visto prima, passando il profilo del campanile e della cupola, è un vostro masterpiece. Questo è il nostro masterpiece. Ma sì, ne avete un altro che è in fondo allo showroom, e penso sia interessante farlo vedere, perché mi dicevi è una riproduzione di un tavolo un po' particolare. Esatto, questo è il tavolo Apollo, è una versione semplificata dell'originale esposto in Palazzo Pitti, che è qui davanti al negozio. Esattamente. Quindi, insomma, è un lavoro che ha richiesto almeno 2 anni di lavoro con 3 artigiani, 3 mosaicisti, insomma un lavoro molto importante. So this is an example of the craftsmanship, the incredible technique and craftsmanship. This particular piece took over 2 years to make, with 3 artisans working on it full time for 2 years. It's a replica of the original table, which is actually housed in Palazzo Pitti, which is on the other side of the square. Quindi tu ora hai nominato il lavoro di 3 artigiani. Esatto.
A questo punto io ti chiedo, possiamo andare a vedere come e dove lavorano gli artigiani? Dobbiamo uscire, fare un pezzetto di strada. Pochi ci fai strada? Prego. Vai, noi ci rimettiamo. We're going to head towards the workshop, which is we have to exit this location and return into another workshop to show you how things are made. So it's just around the corner. We have just exited the actual shop location and are heading down Sdrucciole dei Pitti, which for those of you that joined us last week, this is the street where we have the other two shops that we presented in the video last week. So Monna Luna and Alessio Pietarati are on the bottom side of this street, and these guys are on the top side of the street where you find Piazza Pitti. That's how close everything is here. Okay. Come ha detto Giovanna ora, lo diciamo anche in italiano, siamo in Sdrucciole dei Pitti, la settimana scorsa eravamo in fondo alla strada, Monna Luna e... Sorry for the interruption, we have people already asking us for commissions. I believe one of the pieces that we saw in the back there with Florentine emblem has already been sold. So thank you very much, people, for following us. This is what we're trying to promote, the sale of artisan goods, even on commission work or things that you see live. You can join us at our website, inbottega.org, or follow any of these Instagram accounts of the single artisans or Firenze Prima e Dopo. Perfetto, thank you very bellissima much. Bellissima notizia, grazie Giovanna. Allora, noi ci mettiamo la mascherina perché ora andiamo in un luogo più ristretto e pieno di persone, quindi andiamo dentro e faccio vedere brevemente il vostro laboratorio, che siamo curiosissimi di conoscere. Grazie. Qui ci sono tutte le pietre che voi usate per fare i vostri lavori. Pietre, conchiglie. So this is the raw material, the stones, the minerals that are used to work on the pieces that you saw before. This is the workshop in Sdrucciole dei Pitti where you will find, you will see now the artisans actually working on some pieces. Ecco, ora ci, magari dici un attimo. Ok. Allora, intanto vi presento mio fratello Iori. Ciao Iori. E lui lavora nel laboratorio. This is Iori, his brother, and this is the inside of the workshop where we're going to show you a few techniques as much as possible, keeping in mind that we are in a Renaissance building and unfortunately Wi-Fi connection is not necessarily that stable, so please bear with us if there are any brief interruptions. Okay. Quali sono le fasi della lavorazione? Ora qui vedo dei disegni, non so se si chiamano cartoni o comunque... Si chiamano modelli. Modelli. Esatto, questi sono modelli. Da un'immagine noi ricaviamo un lucido da cui definiamo quali pezzi tagliare dalle pietre per comporre l'immagine. Come vedete... So, sorry if I interrupt you. So this is to show you how it all starts. So this is someone who has asked, or this is an idea of what they wish to reproduce. It is then, made into like a puzzle-like scheme so that they can actually identify the pieces that need to be made to replicate this design. Yeah. This is how this technique works. So there's a lot of pieces, a lot of work. There's a lot of preparatory work, even just to understand what materials will be required and in what shapes. E quindi qui... Ecco, questo vediamo già una fase avanzata della lavorazione con tutti i pezzetti tagliati, mi immagino tagliati a mano. Tagliati a mano, esattamente, sì. Con questi modelli andiamo a cercare la pietra che ci interessa, viene applicata una carta adesiva da cui puoi tagliare con l'archetto il pezzo. E poi vengono assemblati tutti insieme. So this in fact is just a small example of the preparatory work behind it. This is a small phase of workmanship behind this particular design and how it is made. Then the actual mineral is selected. A little post is put on that piece so that they know what they're going to be cutting out of it. And it is all cut by hand. So these are very antique, century-long techniques still applied today with all the work behind each single piece. E noi ci siamo spostati nella prima stanza del laboratorio perché ora vedremo una fase di lavorazione molto particolare, fra l'altro fatta con uno strumento particolare e
che riprende quelli antichi, mi immagino. Esattamente, sì. E l'archetto da taglio tradizionale. Okay, so now we're going into another phase of the workmanship. This is the actual arc that is used to cut the pieces of minerals, marbles or minerals that are used to make the piece. So this is the antique system, and you can see even the bow itself is made with original pieces of wood and used to cut. It's put inside here. You can see it's put inside this clasp, put there and cut by hand. Allora vediamo al lavoro. Sì, Mauro. Mauro, sì. Vediamo Mauro. Ecco, ha bagnato. Usiamo dello smeriglio per consentire alla pietra di essere tagliata tramite il filo di ferro. So this is an iron piece that is used to cut this mineral. And you can see he's using both hands and he's wetting the mineral as he's cutting it to, I imagine, this is for the friction with the mineral. Carbon silicon. So it's carbon silicon powder, and that's what is being used to make this cut-out piece from the mineral, just as it was done centuries ago. E prima di chiudere questa nostra diretta, abbiamo ancora qualche minuto, sono curioso di capire cosa sta facendo Gabriele. Gabriele, cosa sta facendo Gabriele? Perché le sto mostrando questo pezzo di pietra per il fondo di quella cosa, per vedere se lustra. Ok. Per cambiargli un po' di, diciamo, per renderlo più lucido. No, sarà il fondo. Sì, sarà il fondo finale. Il fondo di questo. Ah. Di questo pannello qui che Gabriele sta realizzando. Okay. So this is what Gabriele is working on. That's going to be the base of this design. This is already the flower part, and that's the base that he is creating to put this flower decoration on. Okay. Diciamo, ecco, una curiosità. Per creare un mosaico come abbiamo visto prima, la faccia del bambino o questa rosa. Sì. Quanto tempo occorre fra la progettazione e la realizzazione finale? I tempi variano in base alla misura, alla complessità del disegno, ai materiali scelti, quindi... Vabbè, ovvio, diciamo un quadretto, insomma un'opera tipo questa. Un'opera tipo quanto questa potrebbe richiedere? Richiede un paio di settimane. So the timing behind the manufacturing of any of these pieces is difficult to say because each one is to his own, but this particular piece, for example, takes about 2 weeks to make. So it's very difficult to give you a lead time. It depends on the minerals found and on the complicated design that needs to be made by Pitti Mosaici. Okay, quindi noi siamo arrivati alla fine di questa nostra diretta. Io ringrazio te, Isse, ringrazio tutti i tuoi collaboratori, i tuoi, tuo fratello, eccetera. Vogliamo ricordare che eventuali acquisti possono essere fatti anche sul vostro sito, che è pittimosaici.com, oppure scrivere a inbottega.com, org è ancora un nuovo sito. So just so you know, so if anyone wishes to buy anything, please write to pittimosaici.com. You can write them directly. They do speak English and can interact in English as well. You can direct mail to Firenze Prima e Dopo on Instagram or their account, or write to inbottega.org, the umbrella of all of these videos that we're bringing to you from the center of Florence. Perfetto. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 11 per una nuova diretta. Dove andremo? Lo scoprirete domani. È inutile dirvelo in anticipo. Thank you everyone for joining us.